Stupano, ma partiamo dal fatto che praticamente cosa è successo, per esempio Palermo, no? È praticamente l'istintualità recondita dei social che poi praticamente dà queste robe, sono gli effetti social, ormai tutto accade per i social, cioè l'impressione che la realtà, no? Il messaggio che veicola i social, che il messaggio è un messaggio universale dove c'è di tutto, no? Perché l'uomo è sangue e cacca, quindi il messaggio è universale, no? Quando tu veicoli un messaggio universale, nel messaggio c'è tutto, non c'è una parte sola, c'è tutto. Quindi può essere positivo e negativo. Però il problema è che i ragazzini, col mondo moderno, la vodka, la birra e la patatina, cosa fanno? Prendono solo la negatività e replicano questa negatività nel mondo per fare le visual, perché ormai tutti vivono di visualizzazioni. È ovvio che io da influencer, è ovvio che non ho mai guadagnato niente, ho sempre avuto danni. Tutti cercano di querelarmi, di diffamarmi, di mettermela in quel posto. Ho anche avuto delle ripercussioni economiche perché ho avuto, però continuo a fare l'influencer e me ne sbatto le balle, nonostante i danni economici e morali subiti. Quindi fare visualizzazioni è normale che uno prova a farle. Cosa deve fare? Deve farsi le pippe, non ho capito. Però la questione è Zambuno è dirimente, perché lui ha detto che se eviti di ubriacarti non ti stupi. Allora, tu sei una persona squallida, tu sei una brutta persona, ma a me non mi stupisce perché la colpa non è tua, no, la colpa è di quella che ha affamato l'Italia, che ha affamato i poveri, che ha vinto le elezioni con la menzogna, ok? Che è andato in Albania dimenticandosi che l'Albania faceva parte dell'Italia, cioè delle cose assurde, ma... Tu sei una persona squallida, cioè uno che dice così, no? Si deve, non è che si deve vergognare, a parte ti devi dimettere da quei giornali che fai.